L'annuncio è arrivato qualche giorno fa. Sarà il film Vermiglio a rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2025. L'opera seconda di Maura Del Pero, premiata con il Gran Premio della Giuria Leone d'Argento all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, per arrivare a Los Angeles avrà un cammino lungo e difficile davanti a sé. Questo è solo il primo step, ma per un film ambientato negli anni della Seconda Guerra Mondiale, girato in bianco e nero, è già questa un'investitura prestigiosa ed importante. Ecco cosa aveva detto su Red Carpet subito dopo la premiazione la regista italiana. Film che è nato dalla morte del mio papà, poi mentre scrivevo morta pure la mia zia, perché erano tutte persone grandi. Però ne sono arrivate di nuove, mia figlia, Juana Caterina, quindi è stato proprio un film familiare. Venezia cosa rappresenta per te? Beh, è un festival meraviglioso, sono stata molto contenta perché il comitato di selezione ha amato subito il film, l'hanno proprio abbracciato fin da subito, per cui è stato non solo una grande gioia essere selezionati, ma non avevamo dubbi che volevamo essere qui perché sentivamo di essere voluti, amati. Alle donne, giovani registi emergenti, che consiglio ti sentiresti di dare dopo aver preso questo grande premio? Di non lasciarsi intimidire dalla storia che abbiamo dietro di noi e di guardare al futuro e di guardare a esempi positivi e stimolanti. Un bel segnale per le donne e di incoraggiamento anche verso il film e le regie indipendenti. Ancora una volta Venezia si conferma così trampolino di lancio ideale verso l'Oscar. E il sogno di Vermiglio, che conta su una regia che pare avere riflessi tanto cari ad Ermanno Olmi, può proseguire. Tra i giurati a Los Angeles troverà anche il direttore della mostra, Alberto Barbera.